Pensavo di trascorrere la vita in Brasile. Credevo che i miei anni di lotta fossero ormai conclusi. Jack stava scomparendo nel passato. Il suo ricordo, annebbiato dall'alcol che curava la mia anima. Avrei dovuto sapere che la vita non è mai così semplice. Ed eccoci qui. Il generale Dunkel. L'uomo che aveva ucciso il mio Jack. Quel codardo aveva deciso di andare a nascondersi sulla luna. Dunkel sarebbe stato il mio ultimo assassinio. Poi sarei tornata alla mia vecchia vita. Jack diceva sempre di essere di luna buona quando qualcosa andava bene. Amore mio, come vorrei che fossi qui. La base lunare Gamma era il covo del generale Dunkel, un complesso di ricerca militare. Era solo questione di tempo prima che qualcuno trovasse i cadaveri nel veicolo da trasporto. Dovevo agire in fretta. Herr Schmidt non parteciperà all'incontro. Era ora di passare a rimedi più estremi. Gente morte silenziosa! Sì, lo so che sei qui. Sei qui per vendicarti. Vuoi assassinare le tre persone che hanno fatto fuori quell'idiota di tuo marito? Quindi io sarei il tuo obiettivo finale? Non penso proprio, terrorista! Forse aveva ragione. Forse mi ero spinta troppo oltre. Forse Jack non sarebbe mai stato vendicato. Beh, almeno sarei morta con oggi.
Ventilationssysteme im Sektor deaktiviert. Luftdruck fällt. Warnung, Sauerstoffniveau fällt. Warnung, sofort evakuieren. Warnung, sofort evakuieren. Warnung, halten Sie sich an die Protokolle. Evakuieren Sie den General zuerst. Warnung, Sauerstoff auf gefährlich niedrigem Niveau. Warnung, Evakuierung. Warnung, Sauerstoffniveau bei 50%. Guardando la nemesi di Jack, fui colta da un senso di vuoto. La missione era compiuta, ma la ferita nel mio cuore non sarebbe guarita. Osservai la luce di milioni di stelle. La Terra sembrava così serena da lassù. Com'è ingannatrice la distanza. E così tornai alla mia vecchia vita in Brasile, decisa a finire i miei giorni nell'oblio. Non era poi così male, tutto considerato. Ma qualcosa era cambiato. Quella sensazione di vuoto persisteva e l'alcol non poteva colmarla. Un giorno ricevetti un'altra lettera con sopra il misterioso bulldog rosso. La rivoluzione americana era esplosa e la resistenza aveva bisogno di me. In quell'istante compresi cosa fosse quel vuoto. Non si trattava di vendicare Jack. No, era una cosa molto più grande. Così tornai in America per combattere ancora una volta i nazisti. Forse sarei andata incontro alla morte, ma la gente morte silenziosa non poteva svanire nella notte.